Ci sono persone che hanno avuto la forza di sacrificare le proprie vite in nome della giustizia. Avete mai pensato di raccontare ai bambini favole ispirate dagli eroi dell'antimafia? Da Falcone a Borsellino, da Don Peppe Diana a Don Pino Puglisi? Forse no, siamo stati abituati a crescere con le classiche fiabe. Biancaneve, Cenerentola, sempre quelle. Angela Jantoska, giornalista da sempre impegnata a scavare tra le mafie e farne venire fuori i contrasti, ha scritto le prime favole antimafia. Gli eroi di Leucolizia. Mi è sembrato giusto raccogliere le storie dei nostri eroi, quelli che hanno combattuto e che continuano a combattere contro le mafie, e raccontarla sotto forma appunto di favole. L'antimafia è un esercizio quotidiano, uomini e donne che hanno fatto il proprio dovere e che noi ogni giorno potremo raccontare ai più piccoli. Quando sentì per la prima volta la Ninna Nanna Malandrineddu cantata da una mamma a suo figlio per ricordargli di suo padre, di quell'eroe che era stato ingiustamente ucciso dallo Stato, ho provato un forte senso di indignazione e ho pensato che forse noi non abbastanza raccontiamo ai nostri figli questi eroi. Il libro comincia con Gaetano Saffioti, testimone di giustizia, voce narrante delle favole, tra cui ci sono anche le storie di Annalisa Durante, Giancarlo Siani e Peppino Impastato. Leucolizia è la terra della luce. In realtà tutti i nostri eroi dell'antimafia non sono morti, ma finiscono in questo mondo fantastico che chissà dov'è.